Siamo nel cuore del centro storico di Portoferraio, al bar della Gran Guardia, con il sindaco di Portoferraio, Roberto Peria, con il quale parliamo non di pubblica amministrazione stavolta, ma di politica, perché il momento politico è molto particolare e si è aperta una discussione innescata proprio da una presa di posizione di Roberto Peria, che ha deciso pubblicamente di evidenziare la propria vicinanza alla linea politica del sindaco di Firenze, Matteo Renzi. Perché questa scelta? Questo è un momento decisivo, non solo per il Partito Democratico, ma per l'Italia. E bisogna fare delle scelte, siamo tutti chiamati a fare delle scelte, andando un po' al di là di quelli che sono stati i tradizionali steccati. C'è una scelta che riguarda il Partito Democratico: che cosa deve essere questo partito, se vuol crescere e se non vuol morire. E c'è una scelta che riguarda il governo della società italiana. Io credo in un partito della gente, aperto al contributo di tutti i cittadini, e non in un partito dei suoi iscritti che poi diventa inevitabilmente un partito degli apparati. A noi fonderemo un'associazione che si chiamerà adesso, che è il luogo dove ci ritroviamo, diciamo. Però sarà una cosa estremamente aperta, insomma, la prima riunione, possiamo dare anche la notizia, ci sarà presso la sede del Partito Democratico di Piazza della Repubblica, venerdì 30 alle ore 17, e sarà presente anche una rappresentanza della Val di Cornia. Perché noi vogliamo lavorare insieme come territori, vogliamo fare un percorso in vista del congresso e vogliamo anche superare la frattura che si è creata, anche questa totalmente sottovalutata, elusa. Purtroppo io devo dire, in Val di Cornia si tende a decidere prescindendo dall'Elba, e l'abbiamo visto nelle scelte più importanti, che vanno dalla provincia di Grosseto fino alle scelte sul porto, che sono state decise, diciamo, senza prima concordarle con l'Elba. Questo è un limite anche dei rapporti fra due aree che si toccano, che va superato, e anche per questo abbiamo deciso di creare poi un coordinamento elbano sicuramente, ma un coordinamento anche con chi sta dall'altra parte del canale. Ecco, finirò dopo la domanda che stavo per fare. Lei sta continuando a usare il noi. Chi c'è accanto a lei in questo momento nel movimento che si sta creando all'Elba, e chi c'è dall'altra parte del canale? Perché la partita con la Federazione Elba Val di Cornia è molto importante. Io all'Elba spero ci sia la maggior parte del partito, la maggior parte degli elettori, la maggior parte dei cittadini che si riconoscono nel progetto del Partito Democratico. Quindi non ci sono, diciamo, delle figure simbolo. Noi abbiamo lanciato un'idea, siamo partiti, diciamo, in un gruppo di una decina di persone dove ci sono figure storiche che sono state renziane, diciamo, della prima ora, insomma. Qualche nome? Dario Ballini e Paolo Andreoli a Portoferraio. Cioè, Paolo Andreoli è quello che ha retto, diciamo, il meccanismo nella fase iniziale, e quindi è stato lui che ha avuto anche il merito di portare questa idea sul territorio, e questo merito va riconosciuto e va profondamente rispettato. Da lì ci siamo allargati, c'è anche Michele Mazzarri a Marciana, c'è Luigi Pieri, cioè ci sono una serie di persone che hanno creduto nel progetto fin dall'inizio. Io sono arrivato dopo e mi sono accodato, come ho detto, con umiltà al progetto, cercando di dare una mano. Ecco, un'ultima domanda. Ovviamente, come ha insegnato il Partito Democratico, che ha aperto questa strada importantissima dal punto di vista della partecipazione, tutto culminerà con delle primarie. Come dovrà funzionare questo istituto, secondo lei? Dovranno essere delle primarie fra iscritti di partito o dovranno essere aperte? Beh, diciamo, la domanda, con tutto quello che ci siamo detti finora, ha una risposta scontata. Io credo assolutamente nelle primarie aperte, per scegliere addirittura i vertici locali del partito.